E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Sono vivo, a quanto pare sono vivo, sì, è vero. Sono vivo nella realtà, ma non su YouTube, ahimè. Prima di entrare proprio nel cuore di questo video, vi dico in breve il perché sono sparito. Che ci vogliono giusto due parole, cioè che praticamente Warcraft per un lasso di tempo in cui non ho caricato video mi aveva rotto il cazzo, perché io loggavo e non sapevo cosa fare, giocavo sempre da solo e le solite cose che insomma non vi sto a elencare qui perché più o meno sono sempre le stesse. Sono sicuro che è successo alla stragrande maggioranza di voi, queste cose sono successe. D'Italiano sempre al top. E voi direte, perché sei ritornato proprio adesso? Beh, sono ritornato proprio adesso perché, diciamo che un paio di settimane fa, così, perché fondamentalmente non sapevo cosa fare, ho schizzato e ho ricaricato l'account di Warcraft iniziando a livellarmi un lock random, perché c'è stato su Twitch per quelle 4-5 live che ho fatto e mi ha seguito un po', ha visto che ho iniziato a livellare questo lock a caso, giusto per il gusto di farlo, sto tipo a livello 40, ma lo faccio proprio così a tempo perso, non è che punto a farmare chissà quale roba, o arrivare necessariamente nemmeno al 120. Ma perché sono tornato a fare appunto questo video? Per WoW Classic, ovviamente. Che se c'è ancora qualcuno di voi che guarderà questo video, spero di sì, che non vi siate volatilizzati tutti, per dirvi un po' cosa ne penso, le mie opinioni, se ci giocherò, se ci farò i video, perché qualcuno me l'ha chiesto, e allora, molto probabilmente sì, ci farò i video, sicuramente ci giocherò. Cosa ne penso? Non ho avuto tutto questo tempo per informarmi tanto su le varie caratteristiche eccetera, ma adesso prima di fare questo video mi sono messo a leggere giusto due o tre cose per non essere completamente impreparato e ho visto che comunque è esattamente uguale al WoW Classic di 10 anni fa, tipo 11 anni fa, non mi ricordo precisamente perché è uscito nel 2007 di World of Warcraft, vabbè, diciamo circa 10 anni fa, e hanno detto che sarà esattamente identico. Cosa ne penso di questo WoW Classic? È stata una trovata di marketing spaventosamente azzeccata per la Blizzard, perché praticamente a costo zero, perché non hanno dovuto esattamente fare niente di nuovo se non, non lo so, tenere i server up per quanto riguarda Vanilla, ma questo è stato l'unico costo che hanno, diciamo, avuto. Ma per il resto non si sono dovuti sforzare, non si sono dovuti sforzare per fare niente di nuovo, perché esattamente quello che era 10 anni fa, cazzo, senza nessun tipo di innovazione. Adesso non, mi sa che nemmeno la grafica hanno un pochino portato a una questione, diciamo, odierna. Mi sa che hanno lasciato esattamente la grafica pixelosa mega galattica di 10 anni fa, perché la patch è esattamente identica, è la 1.2 se non sbaglio. E hanno creato un hype mega galattico intorno a sto WoW Classic, che per carità di Dio, io capisco tutti i fan vecchi che hanno smesso di giocare magari a Burning Crusade perché dicevano che era diventato OP, perché era troppo semplice, perché quello, quell'altro, ognuno aveva le motivazioni proprie e tantissime persone si erano innamorate proprio di WoW Classic per quello che era veramente. Io personalmente ho iniziato a giocare a fine WoW Classic e inizio, no Classic, Vanilla, inizio Burning Crusade. E sì, era veramente lentissimo livellare, molto dispendioso a livello di tempo, a livello di gold, perché per esempio una cazzata per le mount, non è che tu livellavi al 20 potevi portare la mount, no, devi andare dal trainer, spendere una cosa come 100 gold mi pare per prendere la reading a livello 20 e c'avevi il cavallo di merda che andava al 60% come adesso, per carità di Dio, però adesso è molto più semplice farmare gold perché tu ti ritrovi magari a livello 20 con 6-7 gold, già per dire, adesso ho sparato un numero a caso. Ma prima 6-7 gold erano un botto a livello 20, magari a livello 20 c'avevi un gold e la reading costava 100 gold. Quindi dovevi stare a chiedere a quello o quell'altro se mi prestavi i soldi e te li ridò quando livello. Tutte robe che molto probabilmente moltissimi di voi hanno fatto. Per non parlare poi appunto delle spell che venivano comprate, che le armi che venivano skillate sui dummi, sui mob, quindi se tu decidevi di cambiare arma perché magari navi raid e tu hai sempre usato la spada a due mani, di punto in bianco, droppi un ascia della madonna, dovevi metterti lì come un cazzo di automa ad attaccare i lupetti di livello 4, quelli di livello 8, poi i mob di livello 20, 30, perché a un certo punto non è che tu dici, oh, mi metto, non so, su un livello 3, mi metto ad attaccarlo, mazzo tutti i livelli 3, e invece no, perché dopo un pochetto l'arma non ti si skilla più e c'è bisogno di mob sempre più forti. Vabbè, senza adesso che vi sto a elencare tutte le varie
caratteristiche del WoW Classic, perché per chi lo vorrà, lo vedrà giocandolo appunto. L'hype che c'è stato intorno secondo me è stato molto esagerato, nel senso WoW Classic viaggia tantissimo di fama, perché ci stanno tantissime persone che rimano nella stessa direzione del Vanilla, perché lo giudica il più bello, l'originale, eccetera eccetera. Nel tempo però World of Warcraft è cambiato molto, per esempio i looking for gruppi istantanei, il leveling che è spaventosamente più veloce, ovviamente ci stanno anche il doppio dei livelli perché siamo arrivati al 120, però prima arrivare al 60, cioè ci volevano mesi interi, e non scherzo. Per una persona che gioca 2-3 ore al giorno, quando arrivi al livello 30 fai sì e no mezza barra, e non scherzo, giuro, le instance trovano molto più lentamente, non esistono gli heirlooms, i gold si farmano più lentamente, ci sono tantissimi più tempi morti, perché a livello 2 sparate 3 spell, dovete fermarvi seduti, arreccare, bere la vostra acquetta, se siete fortunati siete dei mage, se non siete fortunati si sborsa e si investe sul vendor per il food, per il drink, per sta roba qua, per reccare. E vi assicuro che se ci sono ragazzi che non hanno mai giocato così, è veramente palloso in certi momenti, specialmente se voi siete abituati a una tipologia di World of Warcraft che non perdi mai mana. Cioè, ma chi cazzo c'ha il problema del mana adesso? Cioè, il raid c'è il problema del mana, ma fino al livello, appunto, fino al raid, il mana non sai quello che cazzo è. Perché spari 3 spell, ammazzi un mob, perché i mob sono scarsi. Comunque, vabbè, al di là di tutto io al 100% giocherò, perché voglio riprovare un po' quelle sensazioni passate, che per carità di Dio dopo non è che ci sono solo fattori negativi, ci sono tantissimi fattori positivi, come per esempio la socialità che il gioco ti costringe a fare, per fortuna, perché cazzo è un gioco online appunto, e moltissime persone non giocano più a Warcraft perché giocano da soli, io sono uno di quelli, perché non ti ritrovi mai a whispare una persona e dirgli oh mi dai una mano su questa quest, oppure facciamo instanze insieme, cioè anche le gilde fino a un certo punto si aiutano ma non si aiutano, invece prima era obbligatorio aiutarsi perché non riuscivi assolutamente a fare robe insieme, oppure magari io mi ricordo whispavo lì che sono livelli 70 per portarmi in instanza solo, per droppare la roba, per livellare più velocemente. Adesso non esiste più, niente di questa roba, il World PvP è praticamente nullo. E comunque, visto che la Blizzard metterà a scaglioni tutte le varie parti del Classic, quindi non è che spara subito dentro tutto per quanto riguarda i raid. Adesso ho sotto mano esattamente la pagina che parla proprio di queste cose, e la Blizzard ha detto che si concentrerà inizialmente su Onyx e Molten Core, poi Maraudon, dire Maul, Kazakh e Azir, che cosa? Azur e Ghost, che non so che cazzo è. Zul'Group, Blackwing Lair, Emerald Dragon, Anki'Raj, il PvP sarà inserito solamente in un momento successivo, quindi probabilmente, boh, inizialmente i BG non ci saranno, le arene, sta roba qua, non so. Ma fondamentalmente la parte principale su cui hanno voluto concentrarsi, quella della Blizzard, è proprio il leveling, che è una cosa che purtroppo manca, perché le persone tirano dritto. Testa bassa, si livella prima possibile, se arriva al 120 si farma e si ricomincia da capo. Che è un po' la cosa che ha stufato di World of Warcraft, perché ormai sono diverse espansioni che funziona così. Da quando, secondo me, da quando hanno messo gli heirlooms. Perché quando hanno messo gli heirlooms, tutti i BG sono P, in instance farmi, corri, ti bruci un instance in 10 minuti se trovi il party contro coglioni. Però secondo me l'hype che c'è così tanto addosso, non so se durerà così tanto, quando uscirà il gioco. Prima tantissimo, tutti carichi a bomba, sì che bello, torniamo agli inizi, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Quando ritrovi a dover passare ore e ore davanti per fare due livelli, fidatevi che vi calano le palle, vi rotolano in culonia, perché è veramente lento. Però se una persona piace, riesce a godersi appunto questa roba, è stupendo. Non so fino a che punto un giocatore esperto di World of Warcraft possa godersi queste cose, perché è abituato a tutt'altri ritmi. Se è pronto a cambiare, tutto è guadagnato. Comunque ogni tanto farò delle live su Twitch, per chi vuole e mi segue rimanete un pochino aggiornati lì, perché mi rimane molto molto più semplice farle le live su Twitch, perché prendo, parto, gioco, chi c'è a posto. E invece un video su YouTube, questo è un vlog, è più semplice da editare. Però mettermi a giocare a World of Warcraft, a parte che adesso non c'è senso che vi porto video, perché non saprei proprio che cazzo portare, non c'ho nemmeno tempo adesso, perché pure sto pure sotto esame, non dovrei nemmeno stare qui a parlare con voi, cazzo. Perché c'ho il mio libro di merda là dietro che mi sta guardando male, ma non me ne frega un cazzo, perché è una materia di merda, vabbè, lasciamo stare.
Quindi mi raccomando, rimanete aggiornati. Per chi è arrivato fino a questo punto del video, vi ringrazio tantissimo. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, che spero sarà il prima possibile. Voi rimanete aggiornati che ogni tanto torno, tranquilli. Grazie mille per la visualizzazione, ragazzi. Ciao a tutti.